rapporti di minoranza numero 2. Bene, secondo giorno del festival, meno male, si sollevano le sorti. La prima parte della mattinata, botta d'adrenalina col film Mad Max, di cui troverete, spero, in un'altra pagina di Close Up, una bella recensione da parte di un nostro collaboratore che ha ritirato su i cuori dei cinefili e di chi al cinema ci tiene in maniera seria. E poi il clou della giornata, che è stato il film di Matteo Garrone in competizione. Mi si dice, non ho ancora letto, ma che abbia diviso la critica, in particolare quella italiana, che anche di persone stimabili che hanno attaccato, non so per quale motivo, questo film. Non riesco a capirlo. Io trovo che l'operazione che ha fatto Matteo Garrone è particolarmente interessante, per tanti motivi. Intanto è sorprendente il fatto che lui cambi genere da film a film. E questo è già un dato molto positivo. Quindi una capacità all'americana di adattarsi a situazioni produttive e storie diverse, pur mantenendo un filo autoriale molto forte. Secondo, finalmente abbiamo un film italiano che cerca una dimensione internazionale come ebbe i tempi. Dai tempi di Casanova di Fellini non si girava un film di queste dimensioni in inglese, partendo da un testo italiano, rimanendo però fermi a una identità, una forte identità italiana. Lo Conto delle Conti di Basile è un testo intraducibile oggi, incomprensibile, e in un napoletano che nessuno oggi è in grado di capire, quindi è da tradurre in italiano. A questo punto si è fatto un passo ulteriore di tradurlo direttamente in inglese. Questo è sbagliato? No, credo che sia invece la precondizione per fare un film che, mantenendo una forte dimensione italiana come era quella che aveva Fellini quando faceva il Casanova, e nessuno gli diceva niente all'epoca, Matteo Garrone ha proseguito avendo un cast internazionale molto, molto solido: Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones e via dicendo. Un cast ben scelto, un cast che funziona molto bene e che dà una qualità pittorica e aggiunge di proprio qualche cosa che un testo del genere forse non aveva, poteva avere, non poteva avere. Di fatto il nostro aveva deciso di riscrivere completamente un testo. Il testo l'ha fatto, l'ha riplasmato come un pittore, e quindi da un testo scritto, una favola scritta, ne ha tratto un'operazione alla Cronenberg, artigianale, all'italiana, che io trovo qualche cosa di nuovo, veramente nuovo, nel sistema produttivo del nostro paese. E quindi ben venga che un film del genere sia stato prodotto nel nostro paese. Piaccia, non piaccia, Matteo Garrone ha scommesso su una cosa fondamentale: come con Gomorra tenta di interessare una fascia di pubblico che non è quella solamente del cinema d'autore. Vuole mirare ad avere il pubblico della fantasy, aprendosi
adesso, ma senza perdere in qualità. E questo lo trovo un passo molto importante, una scommessa importante. Se questa scommessa viene persa, il cinema italiano sarà sempre più debole, sarà sempre più piccolo, sarà sempre ridotto a un tavolino, una finestra, una cucina e due camere.